Ragazzi, mi raccomando, visitate Atlas Computer e acquistate il vostro PC da gaming. Ragazzi, mi raccomando, supportatemi come creatore. Il codice è PietroVale. Cominciamo questa serie di Valarguta 1, raga, dalla 1 alla decima senza sparare. Ora vi faccio vedere lo Spawnkill. Raga, vedete? Così vi orientate. Cominciamo da qua. Abbiamo fatto queste vie qua. Qui a destra. Oggi sono in compagnia di Lucremari. Tutto qua, raga, vedete? I zombie arrivano da laggiù. Da laggiù. Qui abbiamo chiuso tutto qua. Solo trappole e gadget. I gadget, raga, solo se abbiamo bisogno. Abbiamo chiuso qua dentro. Queste altre vie abbiamo fatto. Quei pugni li spingono fino lì in fondo. Ovviamente, raga, noi abbiamo usato trappole 106, 130. Quindi penso che neanche arriveranno. Poi c'è da quest'altra parte pure un altro Spawnkill. Vedete, raga? Tutto qua. La seconda ondata sarà da questa parte pure, che poi farò in futuro un altro video. Ok, possiamo startare. Ok. Vediamo che succede. Here we go. Shield power increasing. Ok. Ok. Devo mettere la Prepare base. for an attack from the Ok, west. adesso Lucrema rimette la base sopra. Raga, guarda i zombie che arrivano. Ok, raga, guardate, mi metto qui da questa parte. Dai, i zombie neanche arrivano. Raga, non ci arrivano neanche i zombie. Guardiamo il lanciacialtrone. Raga, morto con un colpo il lanciacialtrone. Vediamo dall'altra parte, che vedo che ci sono dei puntini. Ok, raga. Lucremari, che dici qua? Ci mettiamo un gadget? Raga, purtroppo è uno uscito. Non so come, ma è uscito. Oppure, non lo so, lo attiriamo qua dentro, se si può, no. Ah, vengono da... fanno il giro da Che destra. passano? Sì. Vabbè, questo si può costruire, eh. Sì. Vediamo. Fanno il giro da qua. Ok. Costruiamo. Vai, costruisci. Però secondo me dovresti costruire proprio dalla fonte, da lì dietro. Ma dove stanno sparando quelli? Vabbè, comunque se vuoi possiamo usare anche il Teddy se vuoi, eh. Ah, ci mettiamo una... Tanto è sempre un gadget. Intanto noi vediamo che succede da dentro. Oppure li attiro io da questa parte, sì, forse è meglio, va. Cioè, raga, vedi com'è morto quello? Qui intanto Lucremari ha costruito, guardate. Le streghette ovviamente danno sempre fastidio. Vabbè, quello un po' Lucremari, dammi permesso un capirola. attimo.
che le rinchiudo. Ok. Ok, raga, rinchiudiamo questa. Questi da dove vengono questi? Guarda quelli dove arrivano, guarda. Raga, però purtroppo c'era anche la tempesta che non ci poteva permettere di costruire. Quindi, però raga, io direi che siccome il Teddy è un gadget, direi di mettere l'orso. Sempre un gadget, eh. Giusto, Lucremari? Importante non sparare. No, senza sparare, raga. Quindi se volete usate lo straniero. Ok, vediamo da qua dentro che succede. Moriranno tutti, raga. Queste sono dinamo al 130, eh. Raga, farò questa serie di Valarguta dalla 1 alla 10 e farò anche con Montespago, raga, insieme a Lupremari. Solo gadget. Andiamo da questa parte. Dove è andata? L'avrò uccisa io con la torretta. Not so fast. Poi basta solo che fate il giro, andate a ripristinare dove colpiscono. Raga, farò anche la 2, la 3, la 4, la 5, fino alla 10. Andiamo a vedere dentro come sta andando. Vediamo. Funky. Ah, da qua? No, qua sta andando benissimo. Cioè, ma hai visto che non passano proprio neanche da qua? Andiamo dall'altra però parte. Purtroppo non fa costruire. Sì, qui ci sono delle rocce, raga, che non fa così, come ovviamente sapete già. Guardiamo. Comunque è normale che l'amplificatore prenda anche un po' di danni, sì, non sparando. È normale. C'è una, sta proprio dietro di noi. Andiamo a prendere. Ok, raga, la prima ondata è finita. You did it. Ok, raga, già finita. Quindi, raga, se volete che continuo questa serie, scrivete nei commenti quello che pensate, lasciate un bel like e ovviamente iscrivetevi. Bella a tutti ragazzi, ci vediamo per una prossima versione di Valarguta. Bella raga.